dove il cuore ti dirà. Con la musica e queste note che non si fermano mai, devi muoverti a tempo e poi tutto il resto andrà da sé. Vieni a ballare con noi, vieni a cantare con noi, segui i tuoi sogni. Quello che avete ascoltato è esattamente il nostro invito. Venite a ballare con noi, vieni a ballare con noi. Ringrazio l'orchestra di Luca Canali, il maestro al sax. Maestro, grazie di essere con noi. Vincenzo con la luce, fisarmonica e tastiere, e la voce a quest'ora, cioè a mezzogiorno e 20, di Lenia Romano. Grazie mille. Ballare, ballare, ballare. Mi vedete fare dei gesti perché dietro le quinte la mia adorata Ora Solare ballava, e noi oggi vogliamo parlare di quelli che sanno ballare benissimo, di quanto faccia bene il ballo, più di quanto forse non riusciamo ad immaginare, e vogliamo lanciare una proposta. Ma se voi non avete mai ballato nella vita, cominciate. È una cosa che possono fare veramente tutti. Certo, c'è chi ha ballato nella pancia della mamma e poi è divenuta la ballerina numero uno accanto al suo papà. Sembrano fratelli, lo so. Roberto e Giulia Onori, ben arrivati. Allora, quando ho visto Giulia, non so perché, in qualità di figlia, me l'aspettavo un topolino, piccola piccola, una corazziera, bellissima. Buongiorno. Grazie, Giulia, buongiorno. Ben arrivata. Allora, buongiorno al papà. Buongiorno. Che balla con sua figlia. Come, quando, dove e perché? Ma diciamo che ho cominciato chiaramente con la mamma. Sì. E siamo andati avanti tanti anni con le gare e tutto il resto. Però con loro ho sempre ballato, sia con lei che con la sorella. Sì. E adesso anche con la mia nipote, che è la figlia. Sì. Ah, però, certo. Ma questo papà non invecchia mai, no. Papà è un bambino, no, e nel frattempo... Infatti poi noi sembriamo, capito, più grandi, perché un ragazzino, papà è un ragazzino. Un ragazzino, quindi voi ballate proprio... È il ballo che lo mantiene. È il ballo che lo mantiene così, brava Giulia, brava Giulia. Perché, e ne parleremo, fa tanto bene, ma cerco di andare con ordine. Allora, prima di tutto il ballo con sua moglie. Sì. Ecco perché ho detto che Giulia era nella pancia della mamma. Assolutamente. Ma c'è una cosa che dovete sapere. Costui, questo giovanottone, aveva la passione, quella è rimasta, no? Per il calcio. Sì. Giusto? Cioè lei giocava a pallone. Sì. E quando è stato folgorato sulla via della danza? Allora, prima di tutto bisogna dire che quando giocavo a pallone stavo tanto tempo fuori da casa, chiaramente, perché tra gli allenamenti e le partite della domenica... Certo. Poi è capitato un giorno che sono capitato in una scuola di ballo e ho visto queste coppie di ballerini che sembrava volassero, sembrava avessero i pattini ai piedi. Sì. E questa cosa mi ha lasciato stupito, e quindi ho voluto, diciamo, fare uno sport che intanto potevo fare con mia moglie e non lasciarla. Che carino, ecco. Bravo, bravo, bravo. Vabbè. Bravo, applausi. No, senta, scusi, bravo, se lo prenda, bravo, sì, applausi, sì, bravo. Dico bene, Giulia. Questa è la verità. Ho voluto fare uno sport che non mi allontanava da casa e che potevo fare con lei. Questo sport mi ha folgorato. Perché quando ho visto queste coppie ho detto no, io se lo fanno loro. Attenzione, no? Guardate che cos'è. Questa è la mamma o la figlia? È la mamma. È la mamma. Ma cosa mangiate a casa? Ma cosa mangiano questa famiglia Onori? L'hanno scoperto, è l'elisir di lunga vita, non so, sono giovanissimi per carità, ma uno più bello dell'altro. E lei è identica alla mamma. Mamma. Uguale. Sì, sì, uguale. Allora, perché il ballo fa bene? Sì, assolutamente. Ballare fa bene. Ora, Giulia,
Lei ha iniziato più che altro all'inizio, vedeva i bambini ballano da subito, sì, diciamolo questo, sì, no? Sì, sì. Cioè, i bambini si muovono. La musica l'ascolti nella pancia, uno dice che quando fanno ascoltare la musica, i bimbi, io almeno a mia figlia così feci quando ero incinta, noi ascoltavamo tantissima musica e lei è nata che già ballava anche lei. Io non me lo posso ricordare, ma loro mi dicono papà così. Garantisce di sì. Sì. Che emozione dà ballare con la propria figlia? Ah, grandissima. È un'emozione, è già emozionante il ballo di per sé, è emozionante ballare con la moglie, certo. Ma poi quando ho cominciato a ballare anche con loro, beh, devo dire che è particolarmente emozionante. Giulia, e avere questo cavaliere? Il tuo principe, cioè il papà, la figlia lo sogna carina. Come il principe, no? Certo. Io ho un amore spassionato. Certo. Cioè, da quando la gelosia, forse mia mamma non è mai stata gelosa quanto me di papà. Lei è gelosa di papà? Tantissimo. Ma no, ma perché? Sì, ma su via, gelosa. Guardateli qua, però che meraviglia. E infatti gelosa. Lei ha lo sguardo da pitone. No, sta fulminando la signora in prima fila che si è permessa di guardare suo padre, dica la verità. Sì, la gelosia, lui è un carismatico, quindi comunque sempre è stata gelosa da subito, da sempre. Da sempre. Però il fatto che il ballo è veramente una storia d'amore. Cioè, quando il cavaliere viene e prende la dama è una storia d'amore. Lo è ancora di più quando poi sei una coppia, no? Ci sono, certo, tante coppie nel ballo che sono coppie nella vita, ci sono tante coppie di fratelli e sorelle, ma coppie di papà e figlia, no? Ma noi per questo vi abbiamo trovato. È l'apoteosi, è no? È più raro. L'amore, sì. Ed è grande. Ed è grande, sì. Grande, grande. Devo amore. Dire che il mio compagno non balla, però si, diciamo, non voglio neanche dire una forzatura, però vedendo quanto piace a Elena, nostra figlia, ci si dedica, cioè ci prova, capite? Ci primi prova. Passi, perché vede quello che è stato, certo, per noi. Uno che si può sentire dire sì, però amore mica balli come papà tu. Ecco. Allora la capiamo, guardi, la capiamo, però capiamo anche l'impegno. Signori, ci fermiamo soltanto per un attimo. Tanta musica, quando c'è un'orchestra automaticamente si balla, e quando sentiamo dire ma io sono un ciocco di legno, non so ballare, non è vero, perché la danza fa bene, aiuta a sorridere, aiuta a stare in forma, aiuta a capire meglio tante, tante, tantissime cose. Tra poco, allora, Solara, abbiamo delle sorprese, una più bella dell'altra per voi. Complimenti, bravissimo, bravissimo, accompagnato da Vincenzo Colaluce, fisarmonica, ora fisarmonica, poi anche piano, e poi sentiremo la voce, ma andiamo con calma. Roberto e Giulia Onori, signori, si balla oggi? Voi dire, non balleremo qui, però parliamo di ballo, sono papà e figlia, per chi si fosse collegato solo ora con l'ora solare, è incredibile a dirsi, sono papà e figlia, nel senso che il papà è molto giovane, la figlia è stupenda e soprattutto la figlia è uguale alla mamma, quindi fate mai in modo che balli Giulia quando dovrebbe ballare la mamma? Ci avete provato, l'ho pensato, come controfigura? Anche perché in questo momento è leggermente infortunata la moglie, cara, di poco,
E quindi la salutiamo. Potremmo fare qualche gara insieme. Qual è la, in che cosa siete campioni? Qual è il, no, campioni. La danza che vi piace? Beh, insomma, ah, lei con sua, sì, moglie ha vinto. Sì, sì, sì. Qual, beh, è la, per quanto mi riguarda, il valzer lento, il valzer inglese. Il valzer lento. Sì, sì. Valzer inglese, sì, si valzer inglese. Valzer inglese. Quello che, sì, fa volare, vero? Quello che fa volare. E lei, Roberto, non lo sapeva fare e ha imparato tutto. Diciamo che io non ho una preferenza per uno standard o l'altro, standard, perché sono tutti, sì, bellissimi. Il, sì, valzer lento, uh-huh, è bello di suo. Il tango ha il suo perché. Ne parleremo. Poi c'è il valzer viennese, che, sì, voglio dire, valzer che è più viennese, veloce, il valzer, sì, viennese è il valzer. Chi non lo conosce? Esatto. Tutti hanno provato a fare il valzer viennese nella vita, magari girando, però l'hanno provato con tutti. Con esiti talvolta disdicevoli, ma sì, non, sì, vi preoccupate, sì, perché, si impara. Sentite, ma quando siamo bambini si balla, sì, e nessuno viene in mente di dire come stai ballando male. Balliamo, che fa tanto bene alla salute, ma intanto Roberto e Giulio Onori ci insegnano cosa voglia dire ballare splendidamente papà e figlia con queste immagini, guardate un po'. Un po' statico. Quella è la scuola di ballo dove, diciamo, ho aiutato a avviarla con papà e poi dopo mamma è subentrata e diceva... La scuola all'inizio l'ho fatta con lei. La scuola all'inizio l'ho fatta, sì, con lei. La scuola nostra, diciamo, sì, 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 dei nostri, certo, allievi. Infatti questi che vedete, che avete visto, sono programmi base, sì, perché abbiamo iniziato dalle basi per i nostri allievi principianti, poi piano piano si aumenta. Non bisogna mai scoraggiarsi, Giulia, quando, no, si inizia a ballare. Assolutamente. Perché uno, allora, c'è poco da fare, un conto sono i bambini, ma un adulto si vede goffo magari, no? E quello è il problema. La psicologia del ballo, dicevo qualche giorno fa, ci serve sempre, diciamo, una persona che... parta anche come a scuola, no? Scuola di ballo, certo, perché è una, giusto, scuola. È giusto. E non ti dia dell'asino perché non hai, no, non sai. Bisogna fare. Curare anche la parte psicologica, soprattutto perché c'è da dire, c'è una differenza tra il bambino e l'adulto, no? E l'adulto, ovviamente, il bambino dice tabula rasa, no? Tutto quello che... Sì. Con... L'adulto no, quindi l'adulto ha un'esperienza di vita. Non mi guardi. Certo, no, ovviamente, che poi inizi a ballare e ti senti, dici, ma perché devo fare questa cosa? Esatto. E invece si fa. Arriveremo tra poco anche a quanto faccia bene. Litigano. Sì, sì. Vi do una notizia. Discutono, si adorano, papà e figlia, ma mi sono arrivate così... così delle piccole indicazioni sul fatto che ognuno di voi voglia avere ragione su come fare quel passo, sì, su come, sì, fare... Sì. Ah, sì. Chi la vince, il papà o la figlia? Tosta. Ecco, imbarazzo in sala? No, no. La cosa più carina che è successa proprio l'altro anno, quando abbiamo fatto una gara... E questa gara è stata organizzata in maniera bellissima, perché c'era una parte, le gare normali, cioè delle coppie che gareggiavano fra loro, però era stata creata anche una finta gara fra i papà e le figlie piccole, sì, e le mamme e i figli piccoli, e poi c'era il nonno con la nipote, che ero io. Certo, l'unico, certo, nonno con la nipote ero io. Ma se lei sempre giovane, però non si preoccupi, anche, sì, abbiamo... anche bisnonno. Ma lei, la cosa carina, sempre... è che questi bambini avevano tutti il numero di gara. Oh, sì, sì. Però Topolini. Poi alla fine della gara li hanno fatti vincere tutti, certo, tutti i primi, certo, tutte medaglie d'oro. La cosa bella è che quando ho iniziato, la mia nipotina era preoccupata che... Cioè, ha detto, no, vi prego, okay, guardate, questa è la nipotina, ecco, ha detto, infatti, che lei era più che altro preoccupata che io sbagliassi. Mamma mia. Sì, 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 vero. Infatti, dopo mi ha messo diceva, anche un po' in soggezione e ho sbagliato. Quella è colpa della mamma, mi raccomando. Oh, a questo volevo arrivare, perché la mamma
le avrà detto nelle orecchie: mi raccomando tesoro, però mi raccomando, coordina nonno, mi raccomando, fai in modo che nonno stia bello coordinato, sì, con te. E infatti ho sbagliato. Sono femmine. Le donne hanno ragione sempre. Ovazione. Su tutto lo stadio in piedi, tutto lo stadio, le donne hanno sempre ragione, e il signor Roberto di donne ne ha quante ne vuole a casa, nel senso che è praticamente un accerchiamento, sì. Beato sì, però è arrivata una cartolina per lei, gliela presentiamo così. Vediamo. Ciao papi, ciao Giulie. Papi, è stupendo parlare con te, anche se balli sempre un po' di più con Giulie, vabbè. Ecco, apposta. Ciao. Questa bella ragazza è Giorgia, dico bene? E l'altra sorella, più piccola o più grande? Più piccola. Che balla anche lei. E diciamo che lei predilige salsa e baciata. Quindi papà... Cos'è la baciata? La baciata è balli caraibici, quelli... E quindi lei predilige quelli, però sì, balla un po' di meno, lei è più timida. Ma lei ogni tanto glielo cede suo padre? Abbiamo qualche video pure sopra, però insomma sì, ogni tanto, poco, perché... Lei è stata più presa dal ballo, sicuramente. Sì, lei è bravissima. No, io parlavo della gelosia. No. Sì, Giorgia, attenzione, dai, ha alzato la manina, sì, occhio. Sì, dai, con Giorgia no, perché mia sorella gelosissima, ma diciamo che gelosissima, attenzione. Allora, ed è arrivata un'altra cartolina, perché oggi è giornata che le Poste Italiane fanno, è arrivata un'altra cartolina che noi vi presentiamo e presentiamo loro così. Grande soddisfazione. Mamma. Nonno, è bellissimo ballare con te, grazie. Dio, che bella, ma... Senta. È bellissimo, però quando l'ho presa mi ha detto: nonno, sei sicuro, sei tranquillo. Non ti sbagliare. Ma lei cosa risponde? Quanti anni ha? No, io ho detto faccio il maestro. Otto anni, sette anni quando ha ballato questo che abbiamo anni. Visto. Lei ha detto: amore del nonno, questa è la scuola di nonno. No. Sì, sono maestro. Tranquilla, ho sbagliato. Ha sbagliato, è meraviglioso. Allora, in tutto questo, quando lei ritorna a quella prima volta che ha visto danzare, non dico in vita sua, ma la prima volta che lei si è fermato in una scuola di ballo, è contento di aver preso questa strada? Assolutamente. Intanto, a livello fisico, sicuramente avevo una postura io sbagliata. Ecco, veniamo a quanto bene faccia. Perché io avevo una postura tutta in avanti, con le spalle chiuse. E quello che mi ha dato a me è questo. Cioè, io sto sempre con le spalle aperte, anche se leggo, anche se sto seduto a tavola. Cioè, è una posizione ormai, che... Ormai è standard proprio. Allora, sentite... Ma non è forzata, Riesco a stare bene solo così. Non riesco... Se vedo una persona davanti a me... con le spalle chiuse, mi verrebbe voglia di andare indietro. La saluto così. Mio papà diceva: stai dritta. E aveva perfettamente ragione, anche io ballavo molto con lui, lui era bravissimo, io no, ma lui ha sempre fatto finta che io fossi molto brava. Va bene, e anche per questo lo continuerò ad amare per sempre. Signor Roberto, allora tutti possono fare danza? Tutti? Assolutamente sì. Noi abbiamo allievi tanti over 50, ma tanti anche over 70, e ballano bene, sono felici. Quando arrivano magari sono un po' stressati dalla vita, dalle cose del lavoro, mm-hmm. eccetera eccetera, ma quando vanno via, non è perché la nostra scuola, ma quando vanno via sono sorriso felici. Sulla bocca. Allora, Roberto e Giulia, onori, grazie di essere stati con noi.